to shreds. Forza, forza! Siamo a rilento! Un forziere veloce! Molto bene. Mica tanto. 172. Certo, ma mamma... E la dovresti fare? Eh beh, ogni tanto è migliorato un po' dei pezzi. C'è dice oggi? A Luca? Allora, questo l'ho fatto, posso anche tirare oltre. Col cane domani vado a fare una passeggiata, vediamo come si comporta. Se si comporta bene probabilmente farò l'istanza d'adozione. No, ancora non l'ho preso. Sì. Decisa, di tutti quelli che ho visto, non ho visti tanti, sono nato su due canili, ma questo è più piccolo, capito? Questo ormai un anno e mezzo non cresce più, quindi diciamo che dalla taglia del whisky, diciamo che c'è un anno e mezzo, vediamo come si comporta, se si comporta bene, insomma, che non teringhia, che non, insomma, nel senso, non ne so, loro mi hanno detto, insomma... Sì, beh, domani, ma lei mi ha detto comunque quando lo portano fuori, perché ogni tanto ci sono i volontari, no? Qualche volontario gli fa qualche passeggiata, insomma, fuori mi ha detto che si comporta bene, nel senso che adesso domattina passa più a due croccantini, adesso vediamo solo come reagisce, insomma, se uno gli fa le carezze, insomma, se fuori dal canile, insomma, tanto è lungo il percorso verde, quindi... Devo fare due passi, vediamo com'è. Se la cosa mi gusta, insomma, che mi piace, praticamente dico di fare l'adozione e dovrebbe venire uno a casa mia a vedere il posto e a vedere, cioè, farà tipo un questionario e poi... Ah sì, viene a vedere dove sta, insomma, ti farà un po' di domande. E poi ti danno il cane, insomma, dopo un paio di giorni ti danno il cane, insomma, tutto si dovrebbe concludere su un giro di 2-3 giorni, se le cose vanno come penso che dovrebbero andare. Adesso vediamo. Porca miseria, giù c'è una 120, ce n'hanno, non sono più da metterli. 120. Eh sì. Che poi è piccolo come canile, quello non è grandissimo, non è come quello di Pont San Giovanni. A Pont San Giovanni non so se ce n'è un 400-500. No? Ma la frega, mi dice ne diamo via uno, ce ne arrivano 10. Non sappiamo più dove metterli, non sappiamo. È un problema. Allora, insomma... Quando ma gente balorda c'è, a parte che voglio fare domande anche se lo sanno da quanto tempo ce l'hanno loro, perché questo ha vissuto un periodo di tempo in famiglia, capito?
Voglio sapere anche da quanto tempo ce l'hanno loro. Perché bene o male un po' di vizio l'arpia, ma comunque sia mi hanno detto che uno gli sta dietro, poi se ritorna se rinquadra, insomma. Ma mi auguro che non mi abbagliasse tanto, magari come whisky quando sente magari che ne so il campanello, queste cose, adesso vediamo. Oma? Vieni di qua un po'. Ormai penso che è troppo tardi. Cioè, con l'età che c'ha, whisky per esempio, lui sentiva ragione. Lui quando sentiva suonare, finché non vedeva chi era, dopo no, dopo si azzittava, ma... Va di là seduto, dai. E quindi adesso vediamo come si comporta, ti dico. Naturalmente quando una volta che la porta si abbaglia, abbaglierà lì per lì. Speravamo farla come quell'altro, ma vuol dire che dopo casomai inverso si troverà. Come fa? È che... Poi bisognerà vedere a chi si attacca, perché se ne prenderà uno come esempio, come padrone, diciamo, come capobranco. Sì, di solito fanno riferimento a uno, come whisky che con la mia moglie era. Cioè, nel senso, quando c'era mia moglie, gli altri passavano in secondo piano. Eh sì. Ah, ma dice poco, eh? Prende, secondo me è una questione chimica loro, cioè tra l'animale e penso, perché tanto sono loro che scelgono, quindi non... che c'entra? Se ce n'è uno solo, per forza quello la sceglie, ma dentro casa ci sono io, c'è mia mamma, c'è... Vabbè, mia mamma non è che... Però se c'è la mia figlia, anche se la mia figlia magari ci sta poco, anche lei, però... che ti dico? Sì, quello certo, per carità. Chi porta fuori, chi... Anche per esempio, ci diceva quella amica della mia moglie, la sorella di mia moglie che fa il veterinario, anche lei, ha detto che i primi tempi tocca perderci parecchio tempo a portarlo fuori. Ha capito a portarlo fuori per fargli appia il bile non sta a spisciare là da tutti i pizzi, insomma. Quindi poi bisogna portarlo fuori spesso e con gli stessi orari, gli ha detto. Possibilmente sarebbe meglio. Ha detto portate dietro anche magari che ne so i croccantini, che ogni volta che fa la pipì fuori magari è il croccantino in modo che capì che l'ha fatta fuori. Quindi muore, mi muoio in ferie la prossima settimana, quindi c'è anche tempo, vabbè casomai ci vuoi anch'io, non è un problema quello, per portarlo fuori. Può darsi anche che dentro non ci fa niente, nel senso, visto. Ma adesso capirei, sto andando in T-box e dove sto andando a forno, perché, beh, giustamente, come fai? Cioè, quindi ci sarà un po' da dedicarci un pochino. Infatti l'ha detto anche qui, l'ha detto, per un po', quando c'è un po' di tempo, perché sicuramente un po' di tempo c'è da dedicarglielo. Come può darsi anche di no, dipende tanto, dipende dall'animale, insomma. Dentro ce ne va altri due con lui, stavano nascosti dietro sul buchetto dietro, infatti gli ha detto lei, quelli cani hanno imboscato, quindi sono molto diffidenti e anche per fargli le cose che ha detto mordono, bisogna mettere la museruola, insomma, insomma molto adatti, capito? Poi se li vedevi, qualche po' la miseria veniva fuori e metteva fuori la testina, con la coda in mezzo alle gambe, le orecchie dietro, insomma. Purtroppo la gente balla bastarda, cioè, che vuol fare? Così. Io l'unica cosa che posso vedere è menare i figli, dagli animali, dalle donne. Ma dagli animali specialmente quando vedo certe cose. C'era un video su Facebook, giù, era giù, mi sa, Bassa Italia, non so se... Ah, l'ho fatto vedere anche sul coso. Ho fatto vedere anche sulle iene, quello che ha attaccato il cane dietro la macchina, no?
Ah sì, ma quello si è fatto, quello ha attaccato il cane della manina, e pure una corda, capito? E pure lo tirava, quella bestia. E tante volte si è incrociato con la macchina dei carabinieri. Per scappare via è giù fuori strada, i carabinieri si sono aggirati, gli di là. Il cane, quella bestia, l'ho portato al veterinario, ma il cane è morto. Era troppo messo male. Ma da loro io ho fatto un culo come un setello, eh. Bello. Sì, Friday è arrivato. Dov'è? Che da fare adesso? È vero? Oh, Mac, ho sbloccato l'ultimo stato delle sentinelle senza da me. Con gli oggetti. Bravo. Tanto poco ti serve. Lo so, infatti. Però, perché mo si cambia in tutto, poco ti serve. E no, No, eh no, perché cambia tutta il build. La velocità d'attacco non serve più, no? Eh no. Prima sparano, quando spari tu. Ce l'ho provato, cioè l'ho provato il PTR, non è che... Quindi il Tasker te non serve più. Dio, cara, dopo tutto il tempo che ci ho messo per trovarlo. No, eh. Quelle sparano quando spari tu, che l'attacco base sparano sempre, va. Roma! Mac accetta, dai. Ah, col Mac che gliela fanno perché mi serve per forza. Mi serve per forza Not ready yet. seguaci per guadagnare 2-3 punti. Need more time. Needs more time. Sono bassissimi io. Oh, non gliela fatto trovare questa cazzo di piastra per cosa, eh? Di piastra in colpo. Per seguaci. Cazzo, prima di qui devo 80 milioni, ne do 30, porca maniera. Oh,